Torniamo a Trieste, nella magnifica Trieste, entriamo nella farmacia ai Gemelli e siamo in collegamento con la dottoressa Bianca Maria Canfora, con lei parleremo di insufficienza venosa. Buongiorno dottoressa, bentornata a colazione in farmacia. Buongiorno, bentrovati, buongiorno. Buongiorno, io prima scherzando dicevo che sicuramente magari la pesantezza delle gambe può essere un problema che abbiamo un po' tutti durante la primavera. Chi non ha pesantezza di gambe è sicuramente Cristiano Ronaldo, perché ieri ha firmato una tripletta nella partita del Real Madrid contro la Juventus. Però scherzi a parte, cos'è, dottoressa, l'insufficienza venosa e quali sono i segni che più spesso abbiamo, magari anche in questo periodo, visto il cambio di stagione, visto che siamo finalmente arrivati in primavera? Sì, infatti diciamo che adesso ne risentiamo un po' di più, le gambe le troviamo più appesantite, le caviglie si gonfiano, camminare e stare in piedi diventa un problema, insomma è molto sentito. Pensiamo che 3 italiani su 10 d'estate, l'estate per 3 italiani su 10 è un supplizio, è abbastanza gravoso, per cui insomma effettivamente il periodo si sta avvicinando. Cos'è però l'insufficienza venosa? Effettivamente in due parole bisogna spenderle. Sì. Le vene sono quei vasi attraverso i quali il sangue ritorna dalla periferia verso il cuore. Ora, la discesa del sangue è facile, siamo secondo gravità e ok. Invece il ritornare in su sicuramente, quindi la popolazione delle vene, è più difficoltoso. Sì. Fisiologicamente, quando camminiamo, l'azione della muscolatura favorisce il ritorno venoso proprio e quindi abbiamo un corretto deflusso del sangue. Sempre sì. Fisiologicamente, quando siamo seduti o stiamo in piedi per lunghi periodi, comunque il sangue tende a ristagnare aumentando la pressione sanguigna nelle vene e quindi queste vene vanno a dilatarsi. Quando poi entriamo nella patologia, allora abbiamo proprio una difficoltà reale del sangue di ritornare, quindi un aumento della pressione dei capillari, una formazione anche di edema, a volte sono visibili, ipossia generalizzata e anche presenza di acido lattico nel sangue. Sì. Queste pareti dei vasi vanno a perdere l'elasticità, si dilatano anche, e le valvoline che troviamo lungo queste pareti, che dovrebbero chiudersi man mano per far tornare il sangue su, non si chiudono bene e quindi cosa succede? Questo sangue venoso, che ricordiamo scorre contro gravità, retrocede dalle gambe verso i piedi, quindi è plausibile pensare quello che succede, no? Abbiamo sì. tutto questo gonfiore, questo ristagno che proprio tende ad andare verso il basso. Noi come ci accorgiamo che tutto questo sta avvenendo? Sentiamo le caviglie gonfie, crampi e polpacci, edema dell'arto coinvolto, perché non è detto che sia neanche a tutti e due uguali, flebite, formicolio alle gambe, iperpigmentazione della pelle, alcune volte nei casi anche più gravi troviamo proprio un color porpora vicino proprio a queste venusse, ispessimento della pelle anche visivamente. Sì. Gambe pesanti, prurito e vene varicose. Ora, la gravità dei sintomi varia da soggetto a soggetto in base alla severità dell'insufficienza venosa in atto, quindi non è un quadro, diciamo il quadro può andare dalle cose più lievi e quindi accorgersene anche subito alle cose un pochino più gravi. Perché? Perché tutti questi disturbi, l'insufficienza venosa non è una malattia grave, sì. per cui insomma non ne stiamo, ecco, non la demonizziamo proprio, è però da prendere in tempo, da dover prendersi in tempo, perché sennò può, se trascurata, peggiorare. La gravità dell'insufficienza venosa è la cronicità, quindi che col passare del tempo ne diventi cronica. In Italia, due numeri giusto per capire di cosa stiamo sì, parlando, in Italia ci sono, cioè il 30% della popolazione femminile che ne soffre e, sottolineo, tre volte il 15% maschile. Quindi è una patologia che si declina al femminile in gran parte dei casi, ma i maschietti non sono, ecco, non sono esenti da questa patologia. Inoltre il disturbo va ad aumentare proporzionalmente con l'età, quindi in età giovanile abbiamo, i numeri stimano circa un 30% di donne e 10% di maschi, ma stiamo sì. parlando in età giovanile già questa cosa presente. Sì.
e dopo i 50 anni invece il 50% di donne e il 20% dei maschietti. Per cui insomma diciamo che sono numeri abbastanza importanti, però per fortuna c'è sempre diciamo la presenza di questi sintomi molto visibili, anche diciamo autodiagnosticabili, che permettono proprio diciamo di prenderla per tempo. Chiaro. E dottoressa, ma è solo la gravità che come dire, scatena questa insufficienza venosa, quindi il fatto che comunque fare il percorso inverso rispetto alla gravità sia un po' più complicato per il sangue, oppure ci sono altre cause? Perché magari c'è un motivo particolare per cui proprio durante il cambio di stagione, durante la primavera, ci sono questi problemi? Allora, sicuramente non è solo quello, nel senso che l'ereditarietà gioca un ruolo senza dubbio importante, proprio nella predisposizione, sì, okay, di questa patologia. Ma ci sono dei fattori di rischio che vanno ad influenzare negativamente il tono proprio e l'elasticità delle pareti dei vasi sanguigni. Sì. L'età l'abbiamo vista, la gravidanza, la stitichezza, il sovrappeso, l'oscillazione ormonale, per esempio, l'assunzione anche di una postura statica per lungo tempo, l'ipertensione, i lavori in ortostatismo ed il fumo di tabacco. Tutte queste sono diciamo dei fattori di rischio da non sottovalutare, che sono anche cose che facciamo tutti i giorni fondamentalmente, nel senso l'assunzione di una postura statica per lungo tempo, sì, magari vedo il mio lavoro, sono in piedi tutto il giorno, per cui è una cosa un po' diciamo la chiamo fisiologica, nel senso che più di tanto non ci si può fare. Sì. Però ci sono anche delle cause più patologiche, tra virgolette, cioè può essere anche la conseguenza di una trombosi venosa profonda o di una flebite o proprio anche una cattiva postura, che non è una postura sbagliata che noi assumiamo, quindi anche solo avere il piede piatto, il piede cavo, tutte cose che comportano comunque che possono portare all'insorgenza di questa insufficienza venosa. Sì. In particolare distinguiamo, entriamo un po' più nel tecnico, ma distinguiamo praticamente un'insufficienza venosa organica ed una funzionale. Una organica che è dovuta ad alterazioni patologiche delle vene, quindi prevalentemente causata da varici, dilatazione permanenti delle pareti delle vene, praticamente dalla formazione che è dovuta prevalentemente ad alcuni di quei fattori, quindi numero di gravidanze, numeri anticoncezionali, ritenzione idrica che aumenta appunto con il caldo, quindi con le stagioni che sta arrivando, il sovrappeso, la stitichi cronica, il tipo di lavoro svolto. E poi andiamo invece ad un'insufficienza venosa di tipo cosiddetto funzionale, che è un sovraccarico delle vene che pur stando bene in salute sono sottoposte ad un lavoro eccessivo rispetto alla loro possibilità, quindi appunto può riguardare proprio un'alterazione della pompa oppure anche una postura errata che uno va ad assumere. Diciamo che la primavera, l'estate che stiamo per affrontare, quando veramente arriverà la primavera, insomma, ecco, sarà sicuramente una concausa, ok? Quindi qualcosa che andrà a peggiorare questi fattori di rischio e queste cause che abbiamo visto patologiche o fisiologiche, quindi andrà a peggiorare. Chiaro. E però, come tutte le cose, fortunatamente abbiamo qualche asso nella manica, qualche modo in cui combattere anche l'insufficienza venosa. E che modi abbiamo per avere un po' di sollievo e per cercare di combatterla al meglio? Sì, sicuramente, per fortuna le tecniche per combattere questo problema non mancano oggi. Diciamo che partiamo da tecniche come laser, sclerosanti, chirurgia mininvasiva, ma non andiamo a queste cose più, diciamo, drastiche. Sì. Anche sul fronte della diagnostica si sono fatti dei grossissimi passi avanti, ma è un argomento che a me sta tanto a cuore, è la prevenzione. Quindi usare delle strategie preventive sicuramente, che cosa? La dieta. Una dieta e l'uso di integratori alimentari. Sicuramente questo fa sì che ai primissimi sintomi che noi vediamo, perché li vediamo e li sentiamo anche sulle gambe, riusciamo subito a venire ad affrontare immediatamente il problema. Perché una diagnosi accurata e precoce
non porta poi a dover mandare il paziente eventualmente dall'angiologo, dal flebologo per sottoporsi a un ecodoppler, ad un'angiografia, insomma permette di fare le cose fatte bene senza andare poi dopo a sovraccaricare il nostro organismo, e in questo ci viene in aiuto la natura. La natura offre sicuramente una serie di principi vegetali che vanno ad aiutare sicuramente il trofismo del microcircolo. Pensiamo al rusco, alla vite rossa, alla centella. Sono tutte fitoterapici che sono ricchi di tannini, di flavonoidi, hanno un'azione antinfiammatoria vera e propria sul sistema venoso, quindi proprio lo rafforzano anche. Quindi azione antinfiammatoria e più forza, più tono, sicuramente fanno il loro. Poi queste sostanze le troviamo in tutte le forme farmaceutiche veramente che vogliamo, compresse, capsule, creme, cioè chi non vuole assumere per bocca, che dice non voglio la compressa, ci sono delle creme che appunto contengono queste sostanze, sono tonificanti, sono rinfrescanti, ma sono vere e proprie, sono cure, sono curative, per cui insomma ben venga anche l'utilizzo delle creme. Però ci sono ancora dei piccolissimi accorgimenti, proprio quotidiani, proprio di tutti i giorni. Partiamo dalla tavola e quindi dal fegato. L'appesantimento del fegato, un cattivo funzionamento del fegato, l'utilizzo di cibi grassi e cose, porta a ristagni venosi. Per cui il fegato deve essere, soprattutto adesso, primavera, estate, si dice molto, depuriamo il fegato, perché proprio ripuliamo proprio, no? E che quindi abbia un'azione più forte e quindi non porti appunto a peggiorare la situazione. Se uno già vede le prime accorgimenti, possono essere dell'utilizzare delle calze elastiche, se uno appena già si sente un po' più appesantito, evitare di stare in piedi fermi per lunghi periodi. Alzarsi di frequente sulle punte dei piedi. Perché sulle punte dei piedi? Perché questo esercizio stimola la pompa muscolare del polpaccio e quindi meccanicamente spingiamo il sangue di nuovo in alto. È una cosa proprio meccanica. E camminare il più lungo possibile, ora in primavera tanto meglio, vengono le belle giornate. Se uno ha i primi sintomi dovrebbe dormire con le gambe leggermente rialzate, almeno 15 centimetri, diciamo, un cuscino, sotto le gambe, ed evitare fonti di calore dirette sulle gambe. Cosa fa il caldo? Il caldo dilata e quindi aumenta la stasi venosa. Dovrebbe usare delle scarpe comode, bellissimi tacchi a spillo, ma insomma, se uno diciamo vuole di queste cose, è un po' arduo, bisognerebbe usare dei tacchi 2-3 cm, pianta larga, il piede deve essere ben piantato a terra, oppure l'utilizzo di plantari anatomici per correggere, come abbiamo visto, posture eventualmente sbagliate. Evitare troppo tabacco e troppo caffè, sono sostanze nervine, sono sostanze che hanno un'azione vasocostrittrice sulle arterie. Però arriviamo al caldo, all'estate. A cosa fare? Proprio 2-3 consigli pratici. Camminare e fare attività fisica, numero uno. Adesso si può più facilmente, facciamolo, andiamo all'aria aperta e facciamo un po' di attività, camminate anche veloci, va benissimo anche, non serve la corsa di chilometri e chilometri, camminare anche va benissimo. Arriva l'estate, ci sono i viaggi in macchina. Ok, facciamo i viaggi in macchina, ma se so che soffro di questo, facciamo delle piccole soste, sgranchiamo un po' le gambe ogni tanto. Per chi potrà fare viaggi lunghissimi in aereo, beati loro, li facciano, però ogni 3 minuti devono alzarsi, fare una camminata, muovere un po' le gambe, passeggiare nel corridoio dell'aereo, proprio cose così. E per chi ama comunque il sole, può andare a prendere il sole, non è una cosa che deve essere esclusa, però sulle gambe, per esempio, potrebbe mettere un asciugamano imbevuto di acqua fredda, così che o esposti al sole, la persona può esporsi al sole liberamente, ma teniamo comunque la fonte di calore proprio il sole, lo teniamo lontano dalle gambe, perché proprio ci mettiamo questa acqua fredda, questa asciugamano fredda sulle gambe, e quindi ci possiamo godere diciamo l'estate. Chiaro. Che e una domanda, visto che la mia ragazza ha sempre paura di avere lo stesso problema di sua nonna, no? Visto che ha parlato di ereditarietà, questo è un problema che ha sua nonna, e quindi ha il terrore che anche lei prima o poi abbia un problema di questo tipo, possono aiutare d'estate anche le camminate magari sulla battigia, oppure con
oppure proprio nel mare, però con l'acqua che arriva al ginocchio. Può aiutare anche un qualcosa di questo tipo, magari con l'acqua un po' più fresca? Assolutamente sì. Sì, assolutamente sì, perché soprattutto sulla sabbia, cioè sì. Proprio perché richiama il nostro plantare, quello che stavamo parlando prima del plantare anatomico. Se si pensa, con le onde del mare la sabbia viene sempre levigata di nuovo. Quando noi camminiamo proprio sulla parte, sulla primissima parte, come diceva lei, fino alla caviglia, abbiamo una sabbia molto, molto morbida che prende subito la forma del piede. Quindi risulta, ci fa da plantare proprio. Ecco. Quindi queste camminate, queste fanno molto molto bene, per cui proprio aiutano proprio il microcircolo. Queste camminate sono ottime, assolutamente. Non c'è da preoccuparsi che uno dice sì, ma cammino, ma prendo il sole sulle gambe. Ok, cerchiamo sempre la via di mezzo. Sì. Uno fa una camminata, può prendere insomma quel po' di sole mentre si fa la camminata e cose. Quando arriviamo ai casi molto, molto gravi, stiamo parlando di coprire le gambe. Sì. Ecco, per cui ben vengano queste camminate sulla sabbia, anche sui sassolini. I sassolini anche un po' vanno a massaggiare, no? Il plantare. Sì. Preferibilmente la sabbia è la cosa. È la cosa migliore, la cosa ideale. Ci è fa la da plantare naturale. Plantare naturale, un plantare naturale bellissimo, una sensazione meravigliosa oltretutto. Infatti, dottoressa, la ringrazio molto per essere stata nostra ospite oggi a Colazione in Farmacia, dei consigli veramente molto utili e quindi promossa anche la camminata sulla sabbia quando prima o poi arriverà l'estate. Certo. Dottoressa, la ringrazio molto, le auguro una buona giornata e di sentirci presto. Grazie, altrettanto, arrivederci.